tutti, stamattina mi sono messa di buon'ora e vi voglio registrare subito il video di Kiko. Sono stata ieri sera in store finalmente a vedere la collezione di Natale. Ma prima della collezione di Natale voglio farvi vedere un'altra cosa, ovvero lui. Io alla fine ho scelto questo profumo, ne ho parlato con diverse di voi su Instagram, ma in realtà ero indecisa tra questo e quello arancione, che non mi ricordo il nome, ma poi sentendoli e avendoli un pochino addosso ho deciso per lui. Si chiama Isola Dixreet, sono 50 ml di profumo, ha una percentuale veramente altissima di ingredienti di origine naturale, quindi secondo me Kiko ha fatto benissimo a lanciare questa linea che a mio avviso ci riserverà molte molte sorprese, però secondo me è stato veramente un lancio super azzeccato, anche perché questo è in linea permanente, quindi non è una limited edition e quindi si possono trovare, diciamo, più facilmente. Questo è il profumo, me lo mostro così, magari vi segno qui le note olfattive che adesso non le ricordo tutte, però anzi, visto che non avevo messo ancora il profumo appositamente, me lo metto subito così almeno. No, è buonissimo, cioè è veramente pazzesco, cioè se lo sentite ve ne innamorate subito. E secondo me anche il pack è molto molto bello, studiato, cioè tipo con questi rilievi che fanno sì che voi, ecco, vedete, potete prendere il pack del prodotto in modo più stabile. Non lo so, a me questa linea di profumi mi ha fatto impazzire. E devo dire che anche quell'arancione ce l'ho in wishlist. Ah, vabbè, vi faccio vedere, mi hanno dato qui due sample di shampoo e balsamo della linea appunto di Hair Care by Rossano Ferretti, che io non ho provato nulla dei capelli e quindi li proverò sicuramente molto volentieri. Vi dico già che io ho fatto, diciamo, una mini base, ho usato Illuminance di Revlon Serum Tint. Questo praticamente è nel colore 117, lo trovate su Amazon, vi metto il link poi sotto, e mi piace tantissimo perché in realtà non è un fondotinta ma sostanzialmente è tipo una BB cream un pochino più coprente, uniforme il viso, dà questo effetto glow e mi piace veramente tantissimo. Tra l'altro il colore è super azzeccato per me. Poi ho usato l'ultime rimasugli praticamente del correttore di Wycon, questo è il C Brightener Liquid Concealer, era quello della collezione estiva, praticamente finito, ho levato anche il tappino, scavato dentro, finito. Mi piace tanto perché è sottile, dà questo effetto illuminato al contorno occhi, dura veramente parecchio e quindi mi piace veramente tanto. Poi sopracciglia fatte con la mia Build e Brow di Maybelline, dove c'è il pennellino praticamente fatto in questo modo, e poi dall'altra parte avevate il gel inizialmente trasparente, poi ovviamente si sporca di prodotto e quindi diventa leggermente colorato, ma ha una tenuta pazzesca, anche se è un pennarello che ha la punta, vedete, non stabile, quindi flessibile. Dà veramente definizione e mi piace veramente tantissimo. Poi sono andata a opacizzare con un pochino con la mia cipria di Nabla e a rendere il tutto un po' più levigato, e poi ho usato il mio bronzer di NYX Better Melt Bronzer nel colore 01 Butta Cup, e che praticamente da quando l'ho comprato, tra questi e quelli di She Glam liquidi, sto usando solo loro, a volte li uso anche in combo, e vedete che praticamente è quasi, è tutto bucato, insomma, diciamo che è quasi finito, quindi lo sto usando veramente sempre. Ma adesso passiamo alla collezione. Non mi sono truccata gli occhi perché voglio provare assolutamente qualcosa con voi e vi faccio vedere cosa ho scelto di prendere. Il nome della collezione, Valeria, dici il nome. Si chiama Holiday Wonderlights ed è ispirata appunto a questa magia del Natale, con tutte le lucine accese nelle varie città, con queste luminarie bellissime, molto luminose, molto che fanno proprio atmosfera, luccicose, e quindi questa magia di luce al contrasto tra la luce magari del giorno e poi la sera con queste luminarie accese. E infatti i pack riprendono veramente la magia proprio delle lucine natalizie.
quindi sono veramente fantastici in questo nero e oro accoppiamento, che di per sé a me non fa impazzire perché sapete che io non amo molto il nero, però devo dire che in questo modo lo rende veramente molto molto particolare. E partirei proprio dal primo prodotto che ho qui in mano, che è il Radiant Flash Blush. Sono 8 grammi di prodotto, il colore è lo 02 Cherry Cupcake e praticamente Kiko ci dice: fard dalla texture setosa, dal finish luminoso, arricchito con olio di argan al profumo di violetta. Sono 18 mesi di PAO e il prodotto ha un pack veramente spettacolare. Ed è questo qui, vediamo proprio per la prima volta il pack in oro lucido e oro satinato con tutti questi sbrilluccichi, ecco così lo vedete meglio, e le due K appunto di Kiko. Devo dire che l'accostamento colori, purché appunto non il mio preferito, però mi piace. Ha il suo specchietto comodissimo, si chiude tutto su se stesso, quindi top, che sapete che io odio i pack quando si chiudono tipo così, li odio. E questa è la magia appunto del blush, questa trama bellissima con tutte queste tipo stelle cadenti in rilievo. E devo dire che, non lo so, a me ha fatto impazzire, anche se c'è da dire delle cosine su questo blush. Secondo che ve lo faccio vedere, allora io qui ho cercato di prenderlo in più punti e queste sono appunto le colorazioni, ma c'è un ma, perché io quando ho visto uscire questo blush la prima cosa che ho pensato, ho detto ok, abbiamo la solita patina di glitter barra luminosità in rilievo, poi magari finisce e il blush cambia totalmente. Devo dire che infatti anche in negozio ho avuto questa sensazione, purtroppo si è rivelata vera, perché se vedete la cialda nuova appunto come l'avete vista voi era perfetta così, ma quando voi andate a levare il primo strato poi diventa un blush leggermente satinato, quindi non vi aspettate più la magia della luminosità che c'è subito quando lo andate a prelevare la prima volta. Noi ora lo preleviamo insieme, ce lo mettiamo e vediamo un attimino com'è il risultato, ma ovviamente la prossima volta che lo utilizzerò sarà totalmente diverso, perché appunto Kiko ultimamente ci ha abituato, purtroppo, ahimè devo dire, a questo a questa patina di glitter luminosi che quando tu vai a prendere il prodotto effettivamente dici wow, cioè con questo blush mi vedono da Marte e nell'infinito, poi sostanzialmente quando poi tu lo usi nel quotidiano le altre volte, andando via la patina ti ritrovi un blush leggermente satinato. Però vabbè, proviamolo e vediamo un attimino. Però devo dire che scarico il pennello perché mi sembra molto pigmentato. Allora, io non ho specchio, quindi userò questo qui piccolino. Vediamo cosa riesco a fare. E infatti guardate, cioè quando l'applicate, ho scaricato il pennello ma ora lo aggiustiamo dopo. Devo dire che si fonde perfettamente con la pelle nella stesura, da questo finish appunto luminoso al momento nella prima applicazione, e andiamo a prendere un pennello o una blender per sistemare il tutto. Devo dire che come pigmentazione non lo batte assolutamente nessuno e mi piace tantissimo, anche come colorazione è bello, però va vista appunto non tanto oggi in questo momento, ma va vista appunto nelle prossime applicazioni cosa ci riserverà questo magico blush di Kiko. Però al momento per me è super approvato, mi piace, l'effetto luminoso è bellissimo e anche il colore mi piace tantissimo, è il mio, c'è poco da fare. L'altro prodotto è questo qui, ovvero l'Holiday Wonder Lights Magnetic Trio e Shadow Palette. In collezione abbiamo due palette trio, una più calda, una più fredda. Indovinate quale ho preso? Se mi conoscete penso che non ci siano assolutamente dubbi. E una invece, una maxi palette come la chiamo io, con quella disposizione del cavolo che Kiko proprio non ne vuole sapere di abbandonare. E purtroppo anche sbocciandola così qualche cialda in negozio mi sono resa conto che per quello che costa siamo proprio fuori di testa, quindi io non me la sono sentita questa volta di acquistare quella palette.
per quanto carina, ma poi erano sempre i soliti nude, caldi, freddi, eccetera, eccetera, c'era solo quel tocco di verde particolare, che poi tanto particolare non è perché, come vi ho mostrato su Instagram, 2 anni fa Giachico nella collezione di Natale aveva inserito questo verde così, molto molto simile, seppur magari lì per lì diverso in cialda, quando lo va a applicare cambia poco. Sapete che io quando giro questi video sulle collezioni mi piace sempre fare un excursus su quello che Giachico aveva lanciato negli anni precedenti, così da farvi ben capire la situazione e darvi qualche confronto in merito, proprio in modo visivo. E quello che stavo parlando appunto prima è l'ombretto della collezione, si chiamava Joyful Holiday del 2022, se non erro, e questo qui era il Silver e Bright, erano quegli ombretti, non so se ve li ricordate, da una parte c'era la versione appunto in pot cremosa e dall'altra l'ombretto appunto in polvere. Questo era il verde che sostanzialmente, vedete, era molto molto simile, quindi avendo questo onestamente non mi sono sentita di andare a spendere 30 euro in quella palette, cioè assolutamente. E un'altra cosa che vi voglio far vedere, non è appunto l'unico verde che era uscito nelle collezioni di Natale di Kiko, perché sempre nella Joyful Holiday era uscito il Bright Dream e Shadow Palette, la numero 03, che era questa palette appunto quad che vi dicevo, dove c'è sia l'oro che comunque anche 2 tonalità di verdi. Quindi avendo questi qui, onestamente ho detto posso farne assolutamente a meno di quella palette, prendere appunto solo questa che è la numero 02 Shimmering Snow. E qui possiamo già notare il cambio di colorazione di pack, perché se qui avevamo un oro freddo con questi super glitterini, ecco così si vedono meglio, qui invece abbiamo i glitterini sull'oro super sparkle con le luci, e il trio in questione è questo. Ovviamente io potevo non scegliere colori freddi, no? Perché se no non sarei stata io. Andiamoli a swatchare giusto per vedere la pigmentazione insieme. Questo è un marrone rosato molto più, sicuramente più scuro, un rosa, questo qui invece medio, non è né chiaro né scuro, è un argento di tutto rispetto. Anche se a me i toni sull'argento non piacciono, o quantomeno io non mi trucco veramente quasi mai di argento, forse saranno state pochissime volte. Però devo dire che questa combo mi ha attirato. Allora, sono 6 grammi di prodotto e ha un PAO di 36 mesi, quindi qui ci dà modo le polveri di solito di avere un PAO più lungo, ma la nota dolente è ovviamente il prezzo, come sempre, perché questa palette costa, se non erro, 25 euro. Sì, 24, 25, insomma, comunque giù di lì. Ora non ho guardato bene i prezzi, però sì, più o meno quello. E che comunque per 3 ombretti e soprattutto per 6 grammi di prodotto non è assolutamente poco, però devo dire che se la qualità magari merita, si può fare. Andiamo avanti e ho altri 3 prodotti della collezione che vi mostro. Allora, partiamo da quello che mi ha scioccato di più. Non tanto in negozio perché non me ne sono resa conto, ma più che altro quando ieri sera sono arrivata a casa e sto parlando di questo pack. Cioè, è un pack piccolissimo, minuscolo, sembra quasi un pack di una mini size e vi ho detto già tutto. Twinkle Liquid Eyeliner, 2,8 grammi di prodotto, io ho scelto la colorazione 2 che è quella appunto sul verde. Ha un PAO di 12 mesi dall'apertura e Kiko ci dice molto sinteticamente eyeliner liquido finish metallico. Ok. Questo eyeliner preparatevi perché è veramente minuscolo, e se dico minuscolo, cioè è minuscolo, cioè non è che sto scherzando. Questo è il prodotto classico, proprio verde oliva, super metallico, con tutti questi glitterini tipo oro chiaro, oro scuro, molto particolare, ed è un colore che sicuramente Kiko nelle collezioni non ha mai fatto, né in permanente né limited, quindi come novità ci può stare benissimo. Quello che non ci può stare, come sempre, è il rapporto grammatura-prezzo, perché secondo me, a mio avviso, questo eyeliner costa tipo l'ira di Dio, perché per 2,8 ml di prodotto
Io non mi ricordo, aspettate che lo cerco perché non mi ricordo il prezzo, devo essere onesta. Niente, purtroppo non riesco a reperire online, cioè io non so, alcuni prodotti sono proprio spariti dal sito di Kiko. Infatti ho qui il mio telefono, ma non riesco a reperire il prezzo dell'eyeliner. Ma se non erro, io non mi ricordo bene, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 13-14 euro, qualcosa del genere, che appunto come rapporto quantità-prezzo devo dire che non mi sembra molto conveniente. Però il colore, ribadisco, è bellissimo, merita assolutamente un colore nuovo, finalmente innovativo, che non hanno mai fatto, e quindi vabbè, vediamo come sarà poi in azione. Andiamo avanti, vi faccio vedere il Sparkly Matte Liquid Lipstick, sono 3 ml con un PAO di 18 mesi e Kiko ci dice... rossetto liquido dal finish matte da matte a scintillante con estratto di lentisco all'aroma di lavanda. Il rossetto che ho scelto io è lo 01 Sweet Magnolia, ma devo dire la verità, sono stata tentata fino all'ultimo di scegliere la colorazione nude, che se non erro era l'ultima, e devo dire che mi piaceva tantissimo. Poi, siccome avevo pensato già un abbinamento occhi e labbra, ho deciso di prendere questa qui più sul rosa. Cos'ha di nuovo rispetto a quelli usciti nelle vecchie collezioni? Semplicemente il fatto che questo è veramente molto inspired ai rossetti liquidi della collezione di Natale di Dior. Sono quei rossetti che appena li stendi, ora ve lo faccio vedere, questa è la colorazione che ho scelto io, è un rosa più caldo devo dire. E vi dicevo, hanno questa sorta di glitterini pearlescenze tipo dorate. Cosa succede? Poi lo vediamo meglio una volta applicato. Dior appunto ha lanciato questi rossetti che fai lo switch, quindi strofini un po' le labbra ed escono fuori questi glitter. Niente di innovativo né da Kiko, cioè da Kiko sì perché è la prima volta che lo fanno, ma niente di nuovo sotto il sole, perché anni fa io mi ricordo in uno dei miei viaggi in Austria a Innsbruck ero andata a fare la fila da Müller perché Essence aveva fatto un rossetto liquido che appunto switchava con questi glitter, e mi ricordo che l'avevamo provato insieme in un vecchissimo video. Io sto parlando di almeno 6 anni fa come minimo, quindi non è niente diciamo di nuovo né da parte di Dior né da parte di Kiko, anzi Essence li ha anche riproposti, quindi se vi capita dateci un occhio, e devo dire che appunto poi lo proveremo insieme. Ultimo prodotto che ho deciso io di acquistare è la matita Lasting Duo, in realtà si chiamavano Long Lasting, infatti mi ha scioccato il nome, Lasting Duo Eye Pencil. Sono 1 grammo di prodotto, anche qui volendone parlare ne avremmo da dire. Il colore che ho scelto io è il numero 03 Frosty Pinewood. Il colore che ho scelto io è il numero 03 e c'è scritto matita liner 2 a lunga durata, uso rima interna ed esterna occhi, quindi sono le classiche matite doppie di Kiko. Questa è la colorazione 03 che ho scelto io, una sorta di verde matte e una sorta di verde oliva appunto shimmer, che ora vi metto insieme all'eyeliner. Allora, però questa matita solitamente Kiko ce le fa uscire sempre nella collezione di Natale, e sono appunto, questa è la parte matte, questa è la parte shimmer, questo è l'eyeliner verde, ve li ho messi tutti insieme. Ma Kiko aveva già lanciato una matita che era appunto simile a questa, se non erro in occasione del 25esimo compleanno di Kiko era uscita questa collezione. Andiamo a sbocciare il verde perché secondo me è molto molto simile, se non identico, questo anzi addirittura forse mi sembra più scrivente il vecchio del nuovo, cioè mi sembra più pieno, più saturo di pigmento il colore. Vabbè, l'argento è totalmente diverso, però vabbè, già che ci siamo ve lo metto qui e ve lo faccio vedere. Allora, questa è la vecchia matita che mi sembra anche molto più scrivente e più piena, e questa è la nuova che sembra invece un verde tipo leggermente desaturato, ma il colore è quello, cioè sostanzialmente è quello. Ovviamente la parte shimmer cambia perché qui abbiamo un argento e qui un verde oliva. E passiamo al makeup occhi. Thank you.
il look realizzato è finito. Io adesso darei un po' i voti e farei il punto della situazione. Partiamo dall'ultimo applicato, ovvero il prodotto labbra. Il colore sì, mi piace tantissimo sulle mie labbra, ma devo dire che sì, si vedono i glitterini un pochino, però non sono super visibili, sono piccolini, discreti, quindi danno sì quel tocco tipo di luminosità quando tu muovi praticamente le labbra, ma molto molto leggeri, il che mi piace perché se fossero stati dei glitterazzi enormi magari davano fastidio anche sulle labbra. Invece la sensazione sulle labbra è di non sentirli assolutamente, quindi per me, solo per il momento, perché poi ho visto un attimino la tenuta eccetera eccetera, direi che è approvato. Quindi al momento questo rossetto liquido mi piace perché comunque alla fine rispecchia quello che è stato descritto dall'azienda, diciamo lo fa il suo e quindi al momento ok. Per quanto riguarda invece la matita occhi, ho usato solo nella rima inferiore la parte appunto verde oliva shimmer. Il che vi dico che me l'aspettavo un pochino diverso come verde, ma tutto sommato ok, ci può stare, anche se non noto questo shimmer, cioè non è che si vede più di tanto, ecco. Quindi l'avrei preferito un attimino un pochino più shimmer, però comunque sostanzialmente il verde mi piace e di scrivere scrive, lo vedete, quindi ok. Invece l'eyeliner, ecco qui, non lo so sinceramente perché, cioè allora, da vicino io lo vedo l'eyeliner, secondo me può essere più apprezzato su palpebra nuda, cioè ovvero senza ombretti, soprattutto shimmer, perché ho visto che comunque ho dovuto fare, come avete notato anche voi, tante passate e comunque il colore non è che sia proprio super visibile, quindi devo dire che non lo so, me l'aspettavo un po' più vibrante il colore, ma anche il finish, visto che era metallico, un pochino più vistoso, tra virgolette, nonostante le tante ripassate che ho dovuto fare. Quindi per me è un ni al momento. Lo proverò su palpebra nuda per capire se magari in quel caso dà il meglio di sé. Per quanto riguarda invece il blush, che era appunto lo 02, devo dire che il blush, passando le ore, mi piace, devo dire che il colore mi piace tanto, il finish, ovviamente questa è la prima applicazione, quindi è luminoso, va visto poi successivamente nelle varie applicazioni, il discorso che facevamo infatti prima. Per quanto riguarda invece il trio, io ho usato due colori su tre, non ho usato solo l'argento. Ma posso dirvi che sono gli ombretti, come sempre, di Kiko, vecchia scuola. Non ho visto grossi miglioramenti, devo dire, però tutto sommato a me il look piace, un look portabile, un look tranquillo da tutti i giorni, quindi secondo me siamo sempre in quel range lì, ecco, nulla di wow, si vede da Marte, visto che erano ombretti comunque shimmer, e quindi non lo so, ti aspetti forse quel qualcosa in più, ma nonostante questo devo dire che comunque il trucco è bello, mi piace, anche il mix di colori giocato appunto su questo rosa chiaro, su questo marrone rosato e questo verde, devo dire che mi piace molto. Ok, abbiamo finito con le prime impressioni, fatemi sapere voi se avete già acquistato qualcosa della nuova collezione, se invece ancora dovete andare in store, se invece avete deciso di non acquistare nulla, insomma fatemi sapere la vostra. Io vi ho fatto vedere la mia first impression e vi ho fatto appunto toccare con mano, tra virgolette, tramite me i prodotti, e niente, fatemi sapere voi le vostre impressioni. Un bacio, ciao.